400.000 euro per aiutare i cittadini liguri per i danni subiti nel corso delle alluvioni verificate da maggio 2013. Via libera da parte del Consiglio dei Ministri all'assegnazione di contributi ai privati che abbiano subito danni e situazioni di emergenza negli eventi alluvionali degli scorsi anni. Una notizia accolta con soddisfazione da parte della Regione Liguria che attraverso l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Gianpedrone afferma che l'ente regionale si è battuto in tutte le sedi istituzionali per fare in modo che venisse riconosciuto dal governo il diritto dei cittadini duramente colpiti dagli eventi alluvionali di vedere risarciti almeno in parte i propri beni. Oggi è sicuramente un bel giorno per la Liguria, ha detto Gian Pedrone, che tanto ha patito e sofferto per i disastri alluvionali degli anni passati, anche con il sacrificio di vite umane. La delibera del Consiglio dei Ministri consentirà ai cittadini colpiti da calamità di beneficiare di un contributo statale per i danni provocati dalle situazioni di emergenza che si sono verificate a partire dal maggio 2013. In Liguria si tratta delle quattro alluvioni che hanno colpito il territorio tra dicembre 2013 e gennaio 2014, nell'ottobre 2014, nel novembre 2014 e a settembre 2015. Oggi è possibile dare una risposta concreta e adeguata a privati e aziende danneggiate e soprattutto, aggiunge Gianpedrone, porre rimedio a una disparità di trattamento inaccettabile. L'assessore regionale fa riferimento ai danni subiti da Genova nell'ottobre 2014. 20 milioni di euro di danni per i privati cittadini a fronte di uno stanziamento del governo da 5 milioni. Per i cittadini danneggiati appena un mese dopo, nel novembre 2014, aggiunge Gianpedrone, non era stato stanziato fino ad oggi nemmeno un euro. Nei prossimi mesi, conclude, la Regione Liguria si attiverà per avviare le procedure necessarie all'apertura dei bandi per l'assegnazione dei contributi a privati e aziende che a tempo debito ne abbiano fatto richiesta.